I birilli, ma comunque i birilli mi sa che ha preso a te. Vabbè, rimane il tempo di prima. Eccolo lì, Michele. Allora, quanto
quando hai visto nell'Ultramans primo assoluto, che hai pensato? Per la prima volta è stato emozionante, è stata una bella cosa. Questa mancia come è andata? Spero meglio della prima, ho preso due birilli mi sento, però... Vabbè, comunque si vede che sei iperfelice, sei contentissimo, va bene? Grazie. Grazie a te, alla prossima. Grazie. Ed ecco il direttore di gara che si complimenta con Michele Filardi, terzo assoluto dello slalom di Torano. Come primo esordiente. Che ti va benissimo. Ha vinto show, ha già vinto tutto. Michele, per un po' ci hai sperato sul secondo posto assoluto. Ci sta bene anche il terzo. Assolutamente. Papà è felice. Il direttore di gara ha già commentato però... Siamo felici, cioè, l'importante è che è finita la gara, perché io sono contento. E che non ha piovuto. I gufi li abbiamo messi a tacere, a posto, anche oggi asfaltati. Va bene, Michele, allora, iper contento di questa tua prestazione. Papà pure contento. Più. E speriamo che sia la prima di tanti. Grazie. Ciao. Passiamo al gruppo E1 Italia. Siamo già al gruppo in Italia, passiamo alle 1-2000. Primo classificato, Michele Filardi. Si dice Michele Filardi, dice gruppo per classe e per un periodo. Calabria è 1-2000 e mi fa piacere perché con un pizzico di orgoglio è un pilota di Castrovilla e quindi della mia città, e grazie a Michele Filardi, come lo ringrazio per la costanza, perché è stato presente a quasi tutte le manifestazioni dello Challenge. Grazie. All'anno prossimo potrebbe essere tutte, se vai bene. Si conclude con la classifica assoluta il Parco Slalom di Torano. Quinto classificato su Alfa Romeo 33, Vittorio Grandinetti. Quarto classificato per Cosenza Rosse su Peugeot 106, Reni Sandro Belmonte. Del Cosenza Rosse su Peugeot 205 GTI, terzo classificato a podio assoluto Michele Filardi. Sorriso Michele, dai, ecco lui. Ha battagliato insieme a Michele fino all'ultimo su Peugeot 106 S16 della scuderia Piloti per Passione, occupa il secondo posto del podio Giuseppe Arrigo. Premia all'Olivo Trama. È stata titubata, non ha fatto la ricognizione perché pioveva e l'ombra. In partenza ha fatto pochi metri, ma con il papà che ha risolto tutto, vince. Quarto slalom di Alcomun. Quarto slalom di Torano, Gaetano Regnichi. Premia il sindaco di Torano. Venga, poi facciamo una foto tutti quanti insieme. Passo, vieni, ma vicino al sindaco, posso venire? Posso mettere pure io? Qua. Questo è il podio assoluto del quarto slalom di Torano. Grazie.